Margaret Flores. Io so che il coro, maestro, voi state cercando di avvicinare anche i giovani. Io lavoro tanto nelle scuole, io sono un insegnante fondamentalmente, quindi abbiamo avviato una serie di progetti per avvicinare i ragazzi a musiche anche un po' particolari, quindi l'operistica e la classica, un modo per dare un nostro contributo perché la musica prosegua. Che difficile, i giovani, ha ragione, si avvicinano poco ai cori, fanno pop, fanno di tutto, fanno di più, ma i cori sono importantissimi. E questo è il nostro spirito di fondo, è per questo che nel mio coro, adesso avremo anche una solista, che viene, nasce da questa nostra esperienza nelle scuole, nei progetti, io la conosco fin da bambina, la nostra Simona. Simona Russo. Eccoti qua. E tra l'altro adesso sarà la solista di questo brano che appunto andrete ad eseguire. Certamente, che è un brano famosissimo di Leonard Cohen, un Alleluia, che è stato inserito anche nel film Shrek. È un brano molto dolce che dimostra l'amore che aveva Leonard Cohen per la musica e per il messaggio che la musica trasportava. Sono curiosi, sì, ma quindi atmosfera per Florette Flores con Alleluia.
A tutti in coro, Florete Flores, maestro. Io volevo dire che non è facile, non è facile nel senso che è vero che sono qui, noi siamo per loro una vetrina, ma poi non saremo noi appunto a valutare, quindi ci sarà appunto questa giuria, però volevo dire che al di là di tutto tutti i cori che stanno arrivando, sia Voce in Piazza che Canta Lombardia e quant'altro, sono veramente tutti bravi, volevo dirlo. E poi maestro, io volevo far vedere, guarda, puoi venire qua, posso prendere questa fanciulla? Posso prendere questa fanciulla? Perché cantare l'alleluia col pancione è bellissimo, è eccezionale, cioè, quindi è bella questa cosa, siamo sotto Natale, questa atmosfera. Come ti chiami? Posso... Come ti chiami, tesoro? Laura. Laura. Di quanto tempo? Sono a scadenza. Scadenza? Non farlo qui, no, che no. Mi fanno chiudere la trasmissione. Aspetta almeno di arrivare a casa. Sì, sì. Maschietto o femminuccia? Femmina. Il nome? Ariel. Ariel. E allora, cosa dire? Ariel, ti stiamo aspettando. Complimenti, tesoro. Maestro, venghi qui, venghi, venghi. E abbiamo un altro brano, abbiamo questo brano invece che Agnus Dei. Sì, noi abbiamo voluto chiudere questo nostro piccolo intervento con un brano Agnus Dei della Miss Brevis di Deanne, che è un inno alla pace. Un brano molto bello che prevede organici di 100 coristi, perché c'è come accompagnamento la banda. Però è un brano molto dolce, quindi in un'epoca non facile e vicino a Natale cantare per la pace è bellissimo. E allora vi raccomando, io vi saluto adesso, spero di ritrovarvi alle finali e alla finalona soprattutto, lo spero col cuore, però grazie, grazie, grazie a tutto il coro, grazie anche ovviamente al pianista, grazie a lei maestro Mirko, e la faccio accomodare con Florete Flores, Agnus Dei. Oh.